Buongiorno a tutti, sono qui per presentarvi brevemente una recensione del testo di Shizuto Masunaga, Keiraku Toshatsu. Si tratta di un testo uscito in Italia nel maggio del 2020, a cura di Shiatsu Milano Editore, ovviamente, che segue di 10 anni l'uscita di una versione francese dello stesso testo, che è appunto Shiatsu in medicina orientale, e si tratta di un insieme di saggi, di articoli che sono stati scritti dal maestro tra gli anni, dalla metà degli anni 60, dal 65 fino al 1980. È una pubblicazione voluta dalla moglie di Masunaga per esaudire un desiderio del maestro in punto di morte. Infatti la versione giapponese è del 1983 e questa pubblicazione è uscita in occasione del terzo anniversario della morte di Masunaga. E, diciamo, la volontà del maestro era quella di pubblicare tutti i suoi scritti, e quindi la moglie, diciamo, ha in questo modo esaudito un suo desiderio. È una lettura preziosa perché nel volume, brevemente, nell'edizione italiana, a differenza di quella francese, voi troverete gli articoli soltanto di una delle due riviste di medicina naturale, che è Ido non Nippon, l'arte medica e il Giappone, mentre l'altra rivista, Kampo no Risho, la troverete nel volume 2 in italiano, che uscirà molto probabilmente nel 2022. Brevemente dei cenni sulle due versioni, quella francese e quella italiana. Diciamo subito che la versione francese io ve la consiglio solamente se siete degli appassionati di ideogrammi, nel senso che il testo francese, il grande vantaggio di questa edizione francese è che racchiude entrambi, tutti i testi editi nella versione originale giapponese in un unico volume. Principalmente il suo valore è questo. E l'altro elemento, diciamo, interessante della versione francese è l'attenzione alla ricostruzione filologica degli ideogrammi, quindi con una particolare attenzione ai costrutti ideogrammatici che sono presenti nel testo originale giapponese. Ma per molti altri aspetti, la versione italiana, nel suo volume primo, ripeto, cioè quella che riguarda solo una delle due, riviste giapponesi, ha tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla maggiore chiarezza, come si può vedere ad esempio in questa sovrimpressione, vedete le due vignette, la precisione con cui sono descritti nei due testi, anche l'aspetto del glossario, che è molto importante, soprattutto trattandosi di una lingua per noi molto complessa, molto lontana anche culturalmente. Il testo in lingua italiana ha un glossario molto più particolareggiato, con molti più termini tradotti, e anche all'interno del testo ci si preoccupa costantemente di ogni volta che viene espresso un termine non tradotto in giapponese, ci si preoccupa di tradurlo, contestualizzarlo subito, a differenza del testo francese che invece risulta più caotico e alcuni termini non vengono tradotti immediatamente. Quindi andate tranquilli sulla versione italiana perché ho avuto modo di parlare anche con Roberto Palasciano quest'estate e mi ha assicurato appunto che si vede il grande lavoro di traduzione e di interpretazione che è stato fatto, e potete andare tranquilli con la versione italiana che è stata fatta veramente, veramente molto, molto bene.
Si tratta di un testo molto, molto importante, estremamente importante, perché permette veramente di entrare dentro il laboratorio, diciamo, Masunaga, no? Perché anzitutto si trova in modo molto più argomentato e specifico il percorso di formazione dei due grandi testi che noi conosciamo in Occidente, cioè Gazen Shatsu e Zen per immagini. Ebbene, soprattutto nel capitolo primo abbiamo proprio una descrizione, per esempio, della sensibilità epicritica e protopatica, abbiamo una descrizione più approfondita del Kyo e del Jitsu. Quindi, diciamo, per chi ha già letto, e chiunque abbia conosciuto Masunaga ha comunque letto questi due testi, ha qui un importantissimo punto di riferimento per poter leggere dall'interno la formazione di questo pensiero, che necessariamente per Zen Shatsu e Zen per immagini era più divulgativo e già orientato a un pubblico non giapponese e non specialistico. Mentre questi articoli, che appunto sono risalenti, vanno dal 65 all'80, sono proprio una palestra di formazione anche teorica del maestro, e sono riservati anche a un pubblico che ha già una conoscenza culturale degli argomenti ed è anche un pubblico esperto. Quindi troverete in questo testo anche un Masunaga inedito, perché troverete Masunaga polemizza con i maestri delle altre discipline, soprattutto agopuntura, del suo tempo, e che si confronta anche con le ricerche di carattere scientifico che venivano fatte in quel periodo in Giappone e che si ispiravano in qualche modo al metodo scientifico occidentale. E la preoccupazione di Masunaga in questo testo emerge chiara, che è quella di collocare lo shiatsu all'interno dell'antica tradizione del campo, cioè dell'arte medica tradizionale giapponese, dandogli una dignità autonoma sia rispetto all'agopuntura che rispetto ad altre tecniche di trattamento manuale, pur senza rinunciare a un dialogo continuo con la scienza occidentale. Quindi abbiamo vari Masunaga in questo testo, un Masunaga polemista, come abbiamo visto, figura inedita per noi, curiosa, estremamente interessante, anche nuova da osservare, e abbiamo anche un Masunaga scienziato, perché il suo obiettivo è proprio quello di fondare la sua teoria del Kyo e del Jitsu dei meridiani, partendo dalla osservazione della ameba, dai comportamenti dell'ameba in vivo, da cui ricava tutta una serie di ipotesi sul funzionamento appunto del Kyo e del Jitsu, naturalmente integrandolo con la concezione dello Yin e dello Yang, tipico della tradizione di provenienza. Ma è un tentativo estremamente interessante, perché sebbene naturalmente non abbia il rigore scientifico cui siamo abituati in qualche modo a pensare quando si fanno degli accostamenti diretti tra la biologia, diciamo, molecolare e una teoria medica, è però estremamente suggestivo e dà continuamente degli fornisce continuamente degli spunti di grande interesse. Quindi la fondazione scientifica della realtà dei meridiani collocata all'interno della biologia molecolare, diciamo, prima, e monocellulare, quindi quella dell'ameba, poi, per poi dopo estenderla, forse in maniera
forse in maniera eccessiva a tutti gli organismi pluricellulari. Ma al di là della correttezza o meno dell'interpretazione del valore, del giudizio che si può dare, il suo esperimento è estremamente interessante perché Masunaga tenta in questo modo, attraverso appunto uno studio serrato della fisiologia del corpo umano e della biologia degli organismi semplici, tenta di gettare un ponte tra la scienza occidentale, i suoi metodi e la cultura tradizionale orientale, in vista naturalmente del riconoscimento del valore della vita. Da questi testi, secondo me, ne trarranno beneficio sia gli operatori all'inizio del loro percorso, che avranno uno strumento fondamentale per approfondire alcuni passaggi, chiave che sono nei testi, diciamo, divulgativi adottati nelle scuole. Diciamo ovunque, che sono quelli Zen Shatsu e Zen per immagini, sia l'operatore più addentro, più esperto, che avrà la possibilità di apprezzare, come dire, gli aspetti sottili della ricerca di Masunaga e la sua grande sensibilità umana, prima ancora che percettiva, tattile.